Buonasera a tutti, siamo al Cult of Partenope Black Metal Fest al Lime Club di Caserta per la quarta edizione del Fest e sono qui con Asator dei Mad Vice, la prima band che si è esibita. Ciao Asator. Ciao a tutti e grazie per l'intervista e siamo molto contenti di essere qua. È un contesto molto bello per il metal underground e ci tenevamo particolarmente a farne parte già l'anno passato quando il bill era già stato completato e invece quest'anno siamo riusciti ad inserirci, quindi siamo molto contenti di essere qua giù e siamo contenti anche di essere in Campania, che è un luogo molto ospitale per il metal estremo. Grazie mille. Ecco, la prima domanda è: che ne pensi del bill di quest'anno a livello delle band coinvolte e di quelle che, insomma, saranno, di quelli che saranno gli headliner del festival? Allora, le band che non conoscevo, ho avuto modo di conoscerle magari dai social cercando qualcosa su YouTube e devo dire che la proposta di quest'anno è molto particolare, soprattutto perché ci sono band ai, fra virgolette, diciamo, limiti del black metal, come lo siamo anche noi, perché siamo una black and death thrash metal, quindi l'ho trovato molto vario. Sono molto felice per la presenza soprattutto dei Kyterion, che sono una delle mie band preferite in assoluto, e lo stesso vale per le band di punta, perché gli headliner sono, diciamo, dalle Asagraum a Arachiri for the Sky e Nocturne, sono veramente delle band di alto livello e siamo contenti di dividere questo spazio con loro. Ecco, la vostra esibizione è stata la prima del festival, a caldo, com'è andata? È andata molto bene, i suoni sul palco erano perfetti e ci hanno detto anche fuori. Noi siamo reduci da un mini tour in Polonia e ripartiremo fra un paio di settimane, per cui siamo in un periodo molto caldo, diciamo, e eravamo veramente in palla e si è sentito, credo, subito dalle prime note. Ci siamo trovati veramente bene, pubblico molto accogliente e già molto numeroso alle 4:10, nonostante fosse molto presto, diciamo, l'ora d'inizio del concerto. Ok, e a livello di genere, anche io vi identifico molto più come una band death piuttosto che black. Quali sono le vostre ispirazioni, le vostre radici musicali? Le prime ispirazioni, soprattutto per i primi pezzi che sono stati scritti, devo citare su tutti gli At the Gates. Dopodiché si sono aggiunte varie sfumature, soprattutto con il mio ingresso, perché il mio modo di cantare è molto black metal e quindi ci sono state le influenze alla Necrophobic, ci sento nella nostra musica qualcosa degli Ipocrisi e in qualche riff addirittura Nevermore e Pantera. Siete stati in tour e continuerete a essere in tour per l'uscita del vostro album Everything Comes to End? Esatto. E a livello di responso, com'è stato insomma percepito dal pubblico? Allora, il responso, sia dal punto di vista di recensioni avute, sia il pubblico che viene a vedere i nostri concerti, vedo che in linea di massima hanno bisogno di un paio di pezzi per capirci, dopodiché sono tutti molto coinvolti e lo stesso è successo in Polonia per le nostre tre date, sono state molto soddisfacenti e siamo già stati confermati per l'anno prossimo a condizioni addirittura migliori di quelle che abbiamo avuto e comunque sono state molto buone e ringrazio la Rock On Agency per aver appunto organizzato tutto questo per noi. E niente, adesso andremo in Slovenia e Croazia fra un paio di settimane e ci stiamo organizzando per fine marzo per una serie di 4-5 concerti anche in UK. Perfetto, sul palco ci sono i Voland e continuiamo.